Devo fare. Hola ragazzi, bentornati sul mio canale. Scusate per i rumori che sentirete sicuramente in sottofondo, ma purtroppo vivo immersa tra i cantieri della città. Quindi niente, dovrete sopportare come faccio io in questo momento. Allora, il video consiglio di oggi riguarda un libro che avevo già da tempo sugli scaffali della libreria, ma che non mi decidevo a leggere perché temevo che si sarebbe rivelata una lettura un po' più impegnativa del solito. Sto parlando del Tesoro greco di Irving Stone, che racconta la storia di Erich Schliemann, cioè di colui che credeva nell'esistenza di Troia e che poi riuscì realmente a trovarla. Schliemann era un autodidatta, ossessionato sin da bambino dall'Iliade e da Omero. Crescendo imparò circa 18 lingue, viaggiò per tutto il mondo accumulando un patrimonio notevole e decise addirittura di sposare una donna greca così da poter avere l'agognato figlio maschio, discendente degli antichi eroi greci. E la sua scelta ricadde sulla 17enne Sofia, di circa 30 anni più giovane di lui, che partecipò attivamente a tutti gli scavi archeologici di Schliemann. Prima di addentrarci nella storia di Schliemann, bisogna ricordare che alla sua epoca l'Iliade era considerata dagli accademici come frutto di fantasia. Invece per Schliemann la storia di Ettore, Achille e degli eroi greci era realtà. Schliemann, analizzando i versi dell'Iliade, capì che l'antica Troia omerica si trovava da qualche parte sulle colline di Hisarlik in Turchia. E così nel 1870 iniziarono gli scavi, portati avanti con un'ossessione febbrile e superando qualsiasi tipo di ostacolo, dalla malaria all'ostilità degli accademici. In un anno Schliemann scoprì circa 7 strati di città, l'una sovrapposta alle altre, e poi scoprì altri 2 strati e identificò addirittura il palazzo di Priamo e la porta Scea. In uno di questi strati riportò alla luce il tesoro di Priamo, che fu portato illegalmente fuori dalla Turchia. E anche se col tempo poi si è scoperto che quello non era il vero tesoro di Priamo, però Schliemann aveva reso la sua favola personale realtà e aveva restituito Troia alla storia. Il ritratto di Schliemann che esce fuori dal romanzo è quello di un uomo ossessionato da Troia, spinto da una grandissima forza di volontà e determinazione, considerato dai più il fondatore dell'archeologia moderna. Nonostante proprio negli scavi per riportare alla luce la Troia omerica abbia distrutto involontariamente gran parte della Troia che lui stava ardentemente cercando a causa proprio di un lavoro troppo approssimativo e frettoloso, però è a lui che si deve l'introduzione di un nuovo tipo di archeologia che andava ovviamente svolta in situ, sporcandosi le mani e non rimanendo solamente nelle biblioteche a studiare i testi antichi. È stata una lettura per certi versi molto entusiasmante che mi ha fatto ritornare in mente la me bambina, futura archeologa, poi le cose sono cambiate nel tempo. E il Tesoro greco è stato il mio primo approccio alla prosa di Irving Stone. E sebbene vi siano stati dei momenti caratterizzati da una scrittura minuziosa e ridondante, il mio obiettivo è comunque quello di recuperare altri titoli dello stesso autore. Questo anche perché Stone è stato capace di ben equilibrare la storia di Schliemann legata alle scoperte archeologiche e la sua storia d'amore. Infatti esce fuori il ritratto di un uomo sì ossessionato da Troia, megalomane e super determinato a portare avanti i suoi obiettivi, ma anche un uomo innamorato della propria donna. Dopotutto, che se ne dica, Schliemann è colui che ha assicurato il suo nome alla storia e quanti possono dire di aver fatto lo stesso?
Quindi, come al solito, aspetto i vostri commenti. Se avete intenzione di leggere Il tesoro greco, se lo avete già letto, fatemi sapere come al solito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Sono Rosa, alias Mystic Reader. Hasta la vista!